Quindi Emilio, ho visto che sui social della Fondazione Erede di Maria Valtorta sta uscendo a puntate una serie tratta dall'audiolibro La Maddalena, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, che riguarda il personaggio dell'Evangelo come mi è stato rivelato, la figura di Maria Maddalena. Sì. Ci puoi spiegare un po' di più riguardo a questo volume che è stato edito solamente sulla Maddalena? Sì, certo, perché l'audiolibro è tratto da questa pubblicazione, da questo libro, La Maddalena, che è stato già composto da molti anni fa, raccoglie tutti i capitoli dai 10 volumi dell'opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, dove la Maddalena è o protagonista o figura emergente, in modo da, diciamo, da comporre quasi tutta la biografia di questo personaggio, che è molto importante per più motivi, importante sia perché, diciamo, la prima grande mistica della Chiesa, e poi anche perché in un certo modo rispecchia anche la personalità di Maria Valtorta, ma questa insomma è una cosa che potremo dire successivamente. Quindi è un libro che raccoglie, che è estratto dagli 10 volumi della Maria Valtorta, estraendo o capitoli per intero o brani di capitoli che riguardano Maria Maddalena, in modo che la Sì. figura di questo personaggio viene fuori quasi la biografia di Maria di Magdala, che secondo l'opera di Maria Valtorta era un personaggio, era la sorella di Lazzaro e di Marta, e che raggruppa anche quelle peccatrici, quelle che nell'Evangelo abbiamo in forma anonima. Secondo Maria Valtorta invece era sempre Maria di Magdala, ed è raccontato con tanta vivezza, con tanta che non si può dire altro che credibile. Ecco, la narrazione di Maria Valtorta è tutta credibile, perché è così viva, così sincera, così aperta, che non si può dire non è così, insomma, è molto convincente, diciamo, oltre ad essere edificante. A proposito di questo aspetto edificante, so che Gesù stesso nel testo fa riferimento ad alcuni episodi riguardanti la Maddalena come il Vangelo della misericordia. Sì. Beh, qui c'è una premessa, cioè, come si sa, i capitoli dell'opera di Maria Valtorta non sempre sono stati scritti, sono stati, diciamo, dettati secondo l'ordine narrativo, ma alle volte sono stati raggruppati episodi che appartengono a vari momenti della storia dell'Evangelo, perché era necessario dirli in quel momento per particolari esigenze spirituali. Infatti, Gesù dice a un certo punto nell'opera, nel capitolo settimo, dice: non terrò nelle contemplazioni una linea cronologica corrispondente a quella dei Vangeli. Prenderò i punti che troverò più utili per quel giorno, per te o per altri, seguendo una mia linea di insegnamento o di bontà. Quindi questa è già una cosa del genere. Ora, questo succede in maniera molto significativa anche per quanto riguarda la Maria Maddalena, perché a un certo punto lui ha voluto dettare insieme, in giorni consecutivi, per 4-5 giorni, gli episodi che riguardano proprio la conversione di Maria Maddalena, che poi si trovano poi disseminati lungo tutta la trama dell'opera, e che ha chiamato Vangelo della Misericordia. Vangelo della Misericordia. Perché lo ha detto, e ne dà anche la motivazione, perché dice:
Dice Gesù: guarda e scrivi, Evangelo della misericordia che do a tutti e specie a quelle che si riconosceranno nella peccatrice e che invito a seguirla nella redenzione. Ecco, sta qui. Io vorrei fare, oltre, insomma, parlando appunto di queste peccatrici, mi piace di fare un riferimento, perché la figura della Maddalena è molto vicina anche alla figura di Maria Valtorta. C'è l'episodio dell'autobiografia che è molto significativo, quando lei sapeva che doveva lasciare il collegio Bianconi, doveva andare via, e quindi chiese al Signore fervidamente di avere una guida spirituale. E ci furono gli ultimi esercizi spirituali nel collegio Bianconi, predicati da un vescovo di cui ora non ricordo il nome, ma era forse il vescovo di Cremona, che era famoso perché parlava molto bene, il quale in maniera insolita chiese alle suore di mandar via le collegiali più giovani e di lasciare quelle un po' più di una certa età, tra cui Maria Valtorta, perché doveva affrontare un argomento un po' delicato. E questo stava a indicare come la Maddalena era considerata una pubblica peccatrice, quindi il vescovo non voleva parlare di questo. E dice Maria Valtorta che fece un discorso, una predica così bella, così completa e così realistica, che lei la colpì molto. E per cui lei ebbe, Maria Valtorta ebbe questa indicazione di guida spirituale, siccome lei era rimasta affascinata dalle figure delle prime martiri cristiane, tipo Agnese, Cecilia, ecco, oggi è Santa Agnese poi, e voleva quindi quasi seguire una linea di queste figure. Invece la predica del vescovo gli dette un'indicazione molto chiara: la tua guida non deve essere l'amore innocente delle vergini incontaminate, ma l'amore penitente di chi ha conosciuto il morso del peccato. Quindi la tua guida deve essere Maria di Magdala. E faccio quest'ultimo accenno a questo parallelismo tra Maria Valtorta e Maria di Magdala. Tutte e due avevano una natura passionale. Maria Valtorta scrive nell'autobiografia: amare per me era condizione inderogabile per poter vivere. Qual è stata la loro vera mascesi? È quello di essere diventate da passionali, di parla plurale perché Maria Valtorta e la Maddalena, da passionali ad appassionate. Cioè di aver, cambiato direzione al loro modo di amare. Ecco, e quindi la figura della Maddalena è molto importante, sia, come dice Gesù, per le peccatrici che si riconoscono in questa figura, ma è importante proprio come Maria Valtorta, perché sono due spiritualità parallele. Questo. Per quanto riguarda quindi il Vangelo della misericordia e l'ascesi di cui abbiamo parlato, sì. Ci sono degli esempi di un Vangelo vissuto quindi nella vita delle persone che hanno letto Maria Valtorta? Ci sono senz'altro, anche perché già Gesù dice di scrivere tutti insieme questi 4-5 episodi, perché possono essere utili per coloro, per le peccatrici che si riscontrano, eccetera. E poi a me mi risulta una testimonianza molto toccante che vorrei raccontare. Cioè, io un giorno ero ospite dei frati Servi di Maria di Firenze, ero nel refettorio all'ora di pranzo, e c'era un padre. Non mi ricordo, pare che si chiamasse padre Martino, non mi ricordo bene, il quale raccontò un episodio che, come è noto, Maria Valtorta, la tomba di Maria Valtorta è a Firenze, nella basilica, nel complesso monumentale
dalla Basilica della Santissima Annunziata nella cappella del capitolo. E un giorno questo padre vide che sulla tomba di Maria Valtorta c'era una donna che piangeva di rotto, e lui si avvicinò a questa donna per dare un conforto, per vedere se aveva bisogno di qualcosa, e questa gli confidò di essere un'ex prostituta che era venuta a ringraziare Maria Valtorta. Quindi questo rispecchia bene l'intento di Gesù quando dice, perché questi episodi di Vangelo della Misericordia possono aiutare quelle che si riconoscono in questa stessa figura e che invito a seguirle, nella redenzione. E io mi sono sempre pentito di non aver chiesto a questo padre, che poi è morto, una testimonianza scritta, ecco, di scriverlo, ma io ricordo benissimo che la raccontò proprio a me, e insieme con la comunità dei Servi di Maria, eravamo tutti insieme, ecco. Forse se io lo dicessi a padre Gabriele, forse se lo ricorderebbe anche questo padre, anzi io lo voglio, approfitterò quando andrò a Firenze per ricordarlo questo episodio. Ecco, diciamo, questo Vangelo della Misericordia ha prodotto i suoi effetti, veramente. Gesù dice, chiamerete questi episodi Vangelo della Misericordia, questi 4-5 episodi che poi si trovano disseminati nell'opera di Maria Valtorta che sono anche compresi in questo volume, che però è molto più completo perché abbraccia tutti i capitoli, che penso che siano più di 53 capitoli di tutta l'opera, che parlano della Maddalena sia in forma completa sia parzialmente, ma è una storia che poi da questi episodi si riconosce, si ricostruisce anche la vita di Maria di Magdala, chi era, i genitori, chi era il padre del Teofilo, mi pare si chiamasse, era governatore della Siria, la madre una santa donna, e poi questo, quindi lei perché era di Magdala, perché aveva questa proprietà a Magdala, pur essendo di Betania, perché si chiamava Maria di Magdala. Ecco, è una storia veramente completa dall'inizio alla fine, dalla nascita non si può dire fino alla morte, perché della Maddalena sappiamo fin quando finisce la vita di Gesù, poi sappiamo che poi è stata ha avuto una vita di penitente, e sappiamo che c'è questa grande devozione in Francia, dove lei ha concluso la sua vita proprio da penitente, da vera santa, e che è diventata da grande peccatrice la più grande mistica della Chiesa, la prima grande mistica della Chiesa, la prima grande mistica della Chiesa. E come si può passare appunto da un amore passionale ad un amore appassionato, nel senso non c'è un annientamento di sé. Anzi, io devo fare, faccio un breve accenno che il libro sulla Maddalena mi fu consigliato da Marisa Tiraboschi, che era una studiosa del femminismo in area religiosa. E lei faceva proprio questo, tirava fuori questo insegnamento, questo fatto che la Maddalena non ha cambiato la propria natura di passionale, ma l'ha indirizzata, anziché diciamo praticarla dal punto di vista materiale, terreno consumistico, l'ha sfruttata per un ideale superiore, quindi ha amato soprannaturalmente, ecco, forse questo è molto bello questo episodio, veramente può essere di insegnamento a molti. Noi dobbiamo accettarci per quello che sono e sfruttare la nostra natura per una soprannaturalità, ecco.